Buongiorno e bentornati alle foto di Greg, il nostro amico e campione olimpico mondiale europeo Gregorio Paltrinieri ha scelto delle immagini e abbiamo il piacere di commentarle con un grande fotografo di sport, il mio collega e amico Andrea Staccioli. In questa terza puntata Greg ha scelto un fotografo che ha scritto un po' la storia, che è un maestro indiscusso, non è l'iniziatore del genere, che è quello della foto di guerra, però probabilmente è uno dei più grandi interpreti, di questo tipo di foto che è molto, dura, che è la vera foto di reportage, quella che ci porta a casa una vera sensazione. Su quello che sta accadendo fortunatamente in un'altra parte del mondo. Il fotografo in questione è James Nakhvai, o Nakhvai, non ho mai saputo come si pronuncia, ma lo vedrete, è assolutamente incredibile. Greg, ti ha colpito di più il fatto che in questa foto ci fossero tutti quei reporter che stavano scattando? Oppure il fatto che ci fosse anche chi dietro stava scattando la foto al guerrigliero, in questo caso immagino, ma anche ai fotografi. Qual è la cosa che ti ha colpito di più? Allora, personalmente penso che questa sia una foto che mi abbia colpito subito da quando l'ho vista, perché comunque le foto di guerra in un qualche modo ti incuriosiscono, perché noi non facciamo parte di quel mondo e speriamo di non farne mai parte. Quindi vedere scene di guerra quando le vedi sui giornali o su internet fa una certa impressione. Questa mi aveva colpito perché mi sembra quasi surreale, nel senso che ci sia uno lì davanti che spara, circondato da fotografi, circondato perché ce ne saranno almeno una decina lì davanti sdraiati per terra. E appunto James dietro alle spalle che fotografa lui e gli altri fotografi. Quindi è una foto, secondo me, molto caratteristica. E per quanto le foto di guerra, appunto, ripeto, possano crearti quella sensazione di ti incuriosiscono, ma ti mettono anche un po' a disagio, questa, diciamo, è una foto che mi è piaciuta subito per la composizione. Quindi in più è in bianco e nero e ripeto, io alcune volte, soprattutto per questo tipo di immagini da report, bianco e nero mi piace, quindi era una foto secondo me ben fatta. Staccio. Nakhvai è un fotografo che ha influenzato molto la mia carriera, nel senso che viste le sue foto, dato che nei primi tempi della mia attività mi cimentavo nelle foto di cronaca, insomma, non ero un fotografo sportivo, eccetera. Vedendo le foto di Nakhvai, la drammaticità delle situazioni da lui ripresa, ho capito che non sarei mai stato un fotografo di guerra e che forse sarebbe stato meglio per me dedicarmi a cose più compatibili con il mio carattere. Le sue foto sono veramente impressionanti. È impressionante la sua capacità di essere sempre dentro le situazioni e di raffigurare anche i conflitti o le situazioni di carestia, della condizione umana, con uno scatto. La foto che in assoluto a me è rimasta impressa è che ogni volta che si parla della guerra civile in Ruanda, e quel ragazzino, le cicatrici del bambino visto di profilo, delle cicatrici del macete del bambino visto di profilo. Insomma, su di lui veramente è difficile dire qualcosa che non traspaia immediatamente dalle sue foto. Ma io devo dire una cosa per quanto riguarda la foto di guerra in generale, è che secondo me è in assoluto il tipo di foto che intanto va bene, ci arriva più direttamente, ci dà l'idea di che cosa stia realmente accadendo in zona che fortunatamente nella maggior parte dei casi sono dall'altra parte del mondo, ma sono quelle che ci rimangono più impresse.
se noi pensiamo alle grandi foto di guerra, ce ne vengono subito in mente tante. Pensiamo alla bambina che scappa dal bombardamento al napalm in Vietnam, sempre in Vietnam l'ufficiale dei Vietcong ucciso di fronte all'obiettivo, l'omino che si mette davanti ai carri armati a piazza Tiananmen. Sono quelle foto che sono veramente iconiche. E una cosa che bisogna considerare a proposito di quello che diceva Greg, dice tutti questi fotografi sparsi intorno mentre c'è una battaglia che è in furia. C'è un bellissimo libro, mi sembra che sia scritto da Duncan Willets, che è la biografia di un fotografo e videooperatore keniano, ma di origine indiana, che si chiamava Mohamed Amin, che è stato uno di quelli che tra l'altro ha fatto vedere più di tutti la storia della carestia in Etiopia, che poi ha portato al Live Aid e a tante altre iniziative. Raccontava Mohamed Amin, che poi ha perso un braccio durante un conflitto e poi ha perso la vita, se non mi sbaglio, durante un dirottamento aereo, quindi un po' particolare la sua storia, che quando si metteva dietro alla macchina fotografica, lui si sentiva invulnerabile. Cioè, la macchina fotografica è uno scudo che può tutto, che devi ai pallottole, è un po' una cosa un po' magica quasi. E credo che molti dei fotografi di guerra in fondo sentano la stessa cosa, cioè che la macchina fotografica li protegga dalle pallottole. Ovviamente non è vero, però ogni anno ci sono fotografi che muoiono sui campi di battaglia e a loro va il nostro riconoscimento, perché sono loro che ci portano la verità della guerra, la cattiveria della guerra a casa. Guarda, è una cosa che riesco a capire, ovviamente fatte le dovute proporzioni, perché la mia sensazione, quello che mi ha portato poi a scegliere la fotografia come mia attività, come scelta di vita, è stata la sensazione che nella mia vita non ero mai stato così bene come quando realizzavo fotografie. E quindi immagino che poi in situazioni in cui l'adrenalina sale, il coinvolgimento è ancora maggiore, si possano avvertire questo tipo di sensazioni. Quindi Greg, andrai sui campi di battaglia? Ma diciamo possibilmente no, però quello che trasmette lui è proprio questa voglia di quasi volerci essere in una situazione del genere, perché sembra veramente costruita e sembra veramente quasi figo da vivere, perché ti mostra una scena che noi non abbiamo sinceramente mai visto ed è bella. Quindi no, mi piace questo tipo di fotografia così. Benissimo, e passiamo dal momento, dalla capacità di bloccare il momento della pallottola che arriva, come il famoso miliziano di Capa, passiamo al momento di Andrea Staccioli che blocca l'acqua. Sì, stessa situazione, stessa drammaticità del momento. Beh, al massimo rischi il gavettone qui piuttosto che le pallottole, insomma. Questa, se posso dire, è di poco tempo fa, ma è già diventato un grande classico. Questa io l'ho vista ovunque come foto, e devo dire che probabilmente è una delle più belle che abbia mai visto, per tutto, per luci, per quel gioco d'acqua che non si capisce come sia possibile, ma insomma è venuto, per l'epicità del momento, perché era prima di una finale europea, credo, dove insomma l'Accusi poi aveva anche fatto bene, quindi è una foto veramente bella, che vorrei fosse stata scattata a me. Adesso ad ogni gara proverò a fare quella cosa, quel gavettone, in modo da poterla riprodurre, però no, veramente, questa è una foto che veramente mi piace, e secondo me ha tutto per, nel campo delle foto sportive, ma non solo. Ti rappresenta veramente forse il momento più importante delle gare, che è il pre-gara, dove spesso
appunto devi fare mente locale, devi raggruppare tutte le energie positive insieme. Questa è una bella foto, una gran bella foto. Beh, La questa foto è. è assolutamente straordinaria, infatti gliela invidio moltissimo. Tra l'altro so che ormai Andrea si è messo d'accordo con Ilaria perché ad ogni gara Ilaria si porta presso un secchio da casa, anche perché se non è disponibile comunque si tira la secchiata e Andrea è lì che rifà la stessa foto. Ma Ma ovviamente. ci stiamo organizzando con Ilaria affinché nelle finali ottenga il permesso per portarsi anche delle luci posizionate opportunamente No, per creare degli effetti diversi. ovviamente è una battuta, però voglio dire, la capacità di leggere il momento che ha avuto Andrea, unito alle luci cosiddette teatrali che c'erano a Glasgow, ha portato a questo che sicuramente è una delle foto più belle che Andrea abbia fatto e che io gli invidio moltissimo. Andrea, l'avevi vista o ti è venuta Allora, semplicemente seguendo Ilaria? come forse ho già detto in una delle due puntate precedenti, le foto che poi alla fine danno più soddisfazione spesso sono quelle cercate. Prima della gara io sapevo due cose. La prima è che ovviamente Ilaria ha questa caratteristica di rovesciarsi in testa una secchiata d'acqua. E la seconda è che comunque l'illuminazione era molto particolare. Poi c'è stata la combinazione, quindi io comunque ero su di lei, come diceva Greg, era una finale, quindi anche come incarico di lavoro avevo quello di seguire Ilaria. Ho visto che era comunque nella corsia giusta, perché anche tutte, diciamo, tra una corsia e l'altra c'era una luce differente. Era una gara di misti, quindi tra me e lei c'era anche la fettuccia con le bandierine che poteva, a seconda della posizione che assumeva Ilaria, interferire nel mio scatto. E sono stato pronto nel momento in cui Ilaria si è rovesciata al secchio ed era nella posizione giusta. Come abbiamo già detto, quando diciamo lo scatto tra virgolette perfetto è anche una combinazione tra bravura, tecnica e fortuna. Ma quando arriva la fortuna, se non sei pronto, la fortuna passa, saluta e se ne va. Insomma, anch'io devo dire che sono molto contento di questa foto e sono contento che a Ilaria sia piaciuta molto. Insomma. A tutto il mondo è piaciuta, la foto più invidiata nel panorama natatorio. Allora, Greg, sapendo che la prossima volta anche te ti porterai il secchio con l'acqua, magari Esattamente. anche colorata per fare un po' più di scena, ti ringrazio per questa puntata. Ringrazio anche Andrea Staccioli Grazie a voi, grazie a voi. E vi do appuntamento alla quarta puntata, dove parleremo di un altro fotografo scelto da Greg e che ha scritto la storia della fotografia. Anche l'ha scritta in maniera bagnata, tra l'altro, è un po' particolare. Quindi grazie e ci vediamo alla prossima.